scelte stradali, tesoretti per le amministrazioni comunali, al vertice della classifica del Codacons c'è Potenza con una crescita del più 241%, nel mirino l'autovelox sulla Basentana. Effetti del maltempo, si lavora per tornare alla normalità, maggiori disagi sulla circolazione dei treni, il deputato PD Amendola sollecita il ministro Salvini. Il progetto Social Housing Città dei Sassi, a ottobre la consegna dei 115 alloggi con canoni calmierati, ma adesso per i beneficiari l'amara sorpresa, aumentano gli affitti. Un confronto a più voci per potenziare gli interventi in favore delle persone con spettro autistico, riflettori puntati nel convegno scientifico organizzato a Bernalda nella Domus dei Padri Trinitari. Giornata nazionale dello sport, il CONI sceglie Potenza e il parco Baden-Powell, un grande spazio per svolgere le diverse discipline, evento al quale ha preso parte anche il Potenza Calcio con il presidente Macchia. Buona domenica e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sulla Nuova TV. In apertura l'abbiamo sentito dai nostri titoli, parliamo di multe stradali da boom di incassi per le amministrazioni comunali. Potenza è la città italiana con il maggiore incremento di proventi, pari a una crescita del più 241%, a rilevarlo una classifica realizzata dal Codacons. Nel mirino delle polemiche torna l'autovelox piazzato sulla Basentana all'altezza dell'uscita di Potenza Est. Facciamo il punto con Isabella D'Andrea. Un tesoretto per le amministrazioni comunali, spesso con bilanci dissestati e in cerca di risorse utili a portare avanti la gestione ordinaria. Sono le multe stradali combinate tramite autovelox, in alcuni casi piazzati in maniera scorretta. In Italia nel 2022 c'è stato un incremento dei proventi pari al 37%. Dalla classifica realizzata dal Codacons e pubblicata dal Sole 24 Ore, è emerso che Potenza è la città che ha visto crescere di più gli incassi, passando da 1,1 milioni di euro del 2021 ai 3,7 milioni dello scorso anno, con un incremento del 224%. Seguono Palermo più 164% e Firenze più 120%. Dall'altro lato della classifica troviamo Catanzaro con meno 8,5%. Per quanto riguarda il capoluogo lucano, ad incidere è stato l'apparecchio sulla statale 407 Basentana, piazzato con limite a 70 km orari in un tratto in rettilineo, prima dell'uscita Potenza Est. Un apparecchio che ha suscitato non poche polemiche anche per via di diverse sentenze del giudice di pace che ha dato ragione ai ricorsi presentati dagli automobilisti, rilevando la non omologazione dell'apparecchio. Sentenze sulle quali il comune ha presentato a sua volta appello. Ma ecco i numeri. Nel 2022 i proventi derivanti da sanzioni, ad eccezione degli autovelox, sono stati 870.997 euro, mentre quelli da controllo elettronico della velocità 2.890.285 euro, per un totale di 3.761.282 euro, che porta a 58 euro l'importo medio per residente. E oggi tregua dal maltempo, mentre si lavora per tornare alla normalità dopo le copiose precipitazioni che hanno messo in ginocchio buona parte della viabilità regionale, in particolare quella del Materano e di Matera città. Mentre i vigili del fuoco e la protezione civile continuano a monitorare le situazioni più critiche e i fenomeni atmosferici, domani è previsto un vertice tra l'assessore alle infrastrutture della regione Donatella Merra e i referenti regionali dell'ANAS per mettere a punto le azioni di ripristino della viabilità. La situazione sulla Basentana è tornata gradualmente alla normalità, in particolare all'altezza del chilometro 44, dove un tratto di strada è franato tra i due sparti traffico. Più complessa invece è la situazione per quanto riguarda la circolazione dei treni sulla tratta Potenza-Metaponto. La circolazione ripartirà martedì prossimo. Intanto si viaggia su bus sostitutivi, ma non sono mancati ritardi e cancellazioni o limitazioni ai percorsi. Critiche dal deputato del PD Enzo Amendola ai viaggiatori che da Ferrandina avrebbero dovuto prendere l'Intercity per Roma alle 9, spiega il parlamentare, non hanno trovato il servizio sostitutivo. Chiederemo conto di tutto questo al ministro Salvini, conclude il parlamentare eletto in Basilicata.
E a causa degli smottamenti al terreno legati al maltempo ci sono stati problemi alle tubature del servizio idrico con necessità di lavori in corso, come comunicato da Acquedotto Lucano. Da ieri erogazione idrica sospesa a Calciano, Grottole, Grassano, Salandra, Stigliano e Accettura. Problemi anche nell'area nord, in particolare a Rio Nero, Melfi e Barile, a causa dei lavori di ripristino delle condutture a seguito di una recente frana in contrada Costa della Gaveta a Potenza è stata sospeso anche il flusso di acqua potabile. E restiamo ai problemi alla viabilità a causa della caduta di un grosso masso e di altri detriti rocciosi più piccoli. La strada provinciale 12 Vietrese è stata momentaneamente chiusa al traffico nel tratto tra Vietri di Potenza e Savoia di Lucania. Il pezzo della roccia, come emerso dai primi rilievi tecnici effettuati nell'immediato sul posto, sarebbe venuto giù da un'altezza considerevole dell'altura sovrastante. Per questo si è reso necessario la chiusura della strada al fine di mettere in sicurezza il costone e l'incolumità degli automobilisti. E cambiamo decisamente argomento. Il progetto Social Housing Città dei Sassi, a ottobre dello scorso anno, la consegna dei 115 alloggi con canoni di locazione a prezzi calmierati. Ora per i beneficiari però arriva la mara sorpresa: aumentano gli affitti. Ce ne parla Lucia Petrafesa. 40 euro in più al mese, un aumento del canone di locazione che ai più potrebbe risultare in linea con i tempi. Non lo è certo per i residenti dei 115 appartamenti realizzati a Matera nell'ambito del progetto Social Housing Città dei Sassi, una struttura quella consegnata ad ottobre dell'anno scorso per rispondere a situazioni di disagio socio-economico realizzato dal fondo Esperia, gestito da Fabbrica Immobiliare con Cassa Depositi e Prestiti quale principale investitore. Una struttura ultramoderna di oltre 13.000 metri quadrati con alloggi offerti a canone calmierato a giovani coppie, anziani, studenti fuori sede e famiglie numerose per contribuire in maniera sostanziale a garantire uno spazio abitativo a prezzi accessibili. Tutto bene fino a quando, a fine gennaio 2023, Fabbrica Immobiliare avvisa i conduttori che a partire dal canone di febbraio sarebbe stato applicato nei loro confronti un adeguamento Istat pari all'11,8%, un adeguamento che in termini monetari equivale ad un aumento mensile di circa 40 euro ad inquilino. Un aumento significativo, sottolineano i beneficiari del social housing, che incide pesantemente sulle famiglie perché va a sommarsi agli aumenti generali dei costi in un periodo storico in cui gli stipendi sono rimasti invariati. A nulla è valsa la richiesta a Fabbrica di valutare una rinuncia all'applicazione dell'adeguamento Istat almeno per l'anno 2023 o di disporre un tetto non superiore all'1,5%. Non facciamo sconti, la risposta di Fabbrica, in quanto potrebbe essere compromessa la sostenibilità economica di tutti i progetti di social housing. Ad onor del vero, nei residenti del comune di Matera hanno chiesto uno sconto sui canoni di locazione, ma la sospensione temporanea dell'applicazione dell'aumento Istat, così come già accaduto in altre città italiane. E adesso vi parliamo dello spettro autistico negli adulti. Istituzioni, sistema sanitario, operatori del settore ed esperti si sono confrontati nel corso del convegno promosso a Bernalda dai padri trinitari. Mariolina Notar Giacomo. Un confronto a più voci necessario a potenziare l'azione di intervento in favore delle persone con spettro autistico, un contesto piuttosto complesso in cui agire, che richiede sinergie tra esperti, operatori sanitari, famiglia, scuola e istituzioni, processi delicati su cui si sono accesi i riflettori grazie al convegno scientifico organizzato a Bernalda nella Domus dei Padri Trinitari. Certamente c'è bisogno di più attenzione, un lavoro continuo per sensibilizzare non solo il territorio ma anche le amministrazioni. Dobbiamo colmare un vuoto normativo e uno scollamento che abbiamo tra ciò che viene normato, la burocrazia, e quella che è l'attività propria che noi realizziamo. Per l'efficacia degli interventi su cui si concentra la ricerca risulta fondamentale la formazione. Importantissimo è la formazione del personale, che qualifica ovviamente sempre più il nostro lavoro, ma anche perché oggi il rischio per le famiglie è quella
è quello di affidarsi a operatori e strutture che non hanno la dovuta preparazione ed esperienza. I centri dei padri trinitari, che sono non solo presenti in regione Basilicata ma anche nella regione Puglia, in regione Friuli, Venezia Giulia, da oltre 50 anni si occupano di disabilità e per cui mettono a servizio del territorio tutta la competenza e l'esperienza maturata in questi anni. Le difficoltà cominciano già dalla diagnosi, i casi sono differenti e molteplici anche perché le sintomatologie dell'autismo non terminano con l'infanzia, nonostante si tenda ad associarle alla giovane età. Particolare attenzione è stata posta proprio alla condizione degli adulti grazie all'intervento di Roberto Keller, direttore del Centro Autismo Adulti Piemonte e componente del gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità per la redazione delle linee guida per soggetti autistici in età adulta. Per le persone che hanno un disturbo dello spettro dell'autismo è necessario un supporto che è diversificato in livelli diversi ed è soprattutto necessario che questo supporto prosegua anche in adolescenza e in età adulta in modo specifico e mirato per le competenze. Anche la genetica è chiamata a fare la sua parte, determinanti gli accertamenti sulle cause alla base dei disturbi dello spettro autistico. Fra le tecnologie che noi utilizziamo presso il PO di Matera sono quindi tecnologie all'avanguardia, utilizziamo quindi un sequenziatore Sanger per studiare le cosiddette patologie monogeniche alla base di questi tipi di patologia, utilizziamo la CGHRE per studiare le patologie genomiche e utilizziamo quindi la tecnologia che viene chiamata sequenziatore massivo in parallelo per quindi studiare il cosiddetto Mendelioma. Il prossimo futuro sarà quello di studiare quindi anche i processi che sono la base di queste patologie e che vengono chiamate processi quindi epigenetici. E adesso da Bernalda ci spostiamo a Melfi. Nella magnifica cornice del Palazzo Vescovile è stata allestita una mostra di antiquariato dai ragazzi che a breve costituiranno un'associazione di appassionati. Ce ne parla Vittorio Laviano. Finalmente anche a Melfi sta per costituirsi una associazione composta essenzialmente da giovani residenti in città con la passione per l'artigianato artistico e l'antiquariato. E così nella prestigiosa cornice del Museo Diocesano è stato presentato il primo mercatino che ci presenta Tiziana Ferrieri. Vivo con enorme gioia questa giornata che è stata anticipata dal sabato perché ci siamo appropriati di uno spazio nel nostro Palazzo Vescovile. Siamo giovani amici, amanti del passato, ci siamo uniti affinché anche Melfi avesse il suo primo mercatino dell'antiquariato e del vintage. In quanti esponete qui a fianco al Museo Diocesano? Siamo in 8, tutti melfitani, e ci avvaliamo del supporto di un giovane storico melfitano, è Salvatore Lomio, e vogliamo ringraziare Don Ciro, il quale ci ha dato la disponibilità. Vedendo questa iniziativa con grande gioia ci ha supportati e stimolati affinché si potesse realizzare. Ma vi siete costituiti in associazione? No, per il momento non ancora, ma abbiamo tutta la volontà e le qualità per realizzare questo sogno. Abbiamo avuto tanti consensi, abbiamo avuto modo di accogliere turisti che per la prima volta sono venuti a Melfi, hanno visitato il Museo Diocesano e scendendo hanno trovato questo gioiellino. Ci sono dei mobili importanti di valore da parte di persone competenti, c'è un po' di vintage, ci sono dei libri, ci sono diversi oggettini, anche il più piccolo, per portare a casa un semplice ricordo di Melfi. E questi ragazzi sono guidati e soprattutto consigliati da chi in questa materia si è formato. Io sono diplomato in conservazione dei beni culturali, un diploma di laurea magistrale. C'ho questa passione per l'antiquariato, l'arte e il mobile, in generale il legno. Nella tua collezione che esponi, qual è il pezzo a cui sei più legato, se ce n'è uno? Allora, il pezzo a cui sono più legato è l'altarino. Bello altarino settecentesco, in foglia d'oro, bellissimo, con dei candelabri, con marmo venere sopra, un bel altarino a crocifisso. Finalmente anche Melfi ha il suo mercatino dell'usato, era una cosa che in effetti mancava in città e in una città storica come questa avete colmato una lacuna probabilmente.
Sì, sono d'accordissimo. Era da tantissimi anni che non ci mettevamo in gioco, non si creava un evento del genere dove noi appassionati, ma anche altri, perché abbiamo ricevuto chiamate da altre persone per poter partecipare, esporre, curiosi, interessati. Chi può venire a visitare anche ad esporre in futuro? Tutti. Ci organizzeremo per far sì che tutti coloro che chiameranno avranno la loro postazione e potranno esporre, scambiare oggetti con altri collezionisti, altri amatori e altri appassionati. Stamane è celebrata anche a Potenza la giornata nazionale dello sport indetta dal CONI, che ha scelto appunto la città capoluogo e il parco Baden-Powell per celebrare le diverse discipline sportive. Presente anche il Potenza Calcio con il presidente Donato Macchia. Ce ne parla Salvatore Colucci. Una giornata all'insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte. E questo è lo spirito con cui si è svolta la giornata nazionale dello sport a Potenza, organizzata dal CONI Basilicata in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate insieme agli enti locali. Iniziative volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. L'evento maggiore a Potenza al Parco Baden-Powell, ma non solo. Non soltanto qui a Potenza, nel Parco Baden-Powell, ma in altre strutture che noi abbiamo allertato per quanto riguarda questa giornata. In tutta Italia questa manifestazione è sentita, e tant'è vero che oggi pomeriggio ci saranno altri incontri dove i nostri ragazzi si potranno cimentare in varie discipline. Noi abbiamo già avvisato tutte le federazioni, gli enti di promozione e le discipline associate che ci sono molto vicini in questo nostro discorso, sperando di fare cosa gradita a tutti gli atleti e tutti i ragazzi che vogliono cimentarsi nei vari sport. Soprattutto questo, perché noi badiamo soltanto a questo, perché la nostra regione non ci può dare molto, però ci stiamo attrezzando per poter fare qualche cosa. Tanto è vero che dal 21 al 24 settembre noi faremo un grosso evento in Basilicata, Trofeo CONI, dove ospiteremo circa 4.500 bambini dell'età da 12 a 14 anni. È una manifestazione che investe 41 federazioni che arriveranno da tutta Italia. All'evento presenti federazioni sportive e società, oltre al CSI Potenza, e la partecipazione anche del Potenza Calcio con il presidente Donato Macchia, insieme a Michele Cignarale e Mimo San Giacomo, che hanno regalato a tutti i bambini presenti un pacchetto di patatine firmato Potenza Calcio. Mi ha entusiasmato il quanto abbiamo visto alla festa nazionale dello sport. Con le varie discipline, la prima volta che anche il parco bellissimo, per cui noi abbiamo il dovere di essere vicino a queste discipline. Si può parlare di kickbox, si può parlare di gioco delle bocce o tanto altro, sempre per quelle ragioni che dico io, e cioè noi dobbiamo essere inclusivi, abbiamo il dovere di guardare allo sport. E per questa edizione è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona domenica. Arrivederci.